cucina. Oggi prepareremo una pita greca con una salsa tzatziki e una variante vegetariana con gorgonzola e zucchine. Avremo bisogno per la pita della farina, lievito di birra, ma anche quello secco potremo utilizzare, sale, zucchero, acqua tiepida. Per la salsa tzatziki invece utilizzeremo dello yogurt greco, cetrioli, delle zucchine e del gorgonzola, eventualmente dell'olio d'oliva. Iniziamo impastando la pita. In una ciotola abbastanza grande mettiamo la farina bianca, il lievito sbriciolato, lo zucchero, una presa. Mettiamo un goccio di olio, l'acqua tiepida. Mi raccomando, non troppo calda, non troppo fredda, ma meglio fredda che calda. Se è troppo calda, uccideremo il nostro lievito. E il sale. Impastiamo con le nostre mani. Se impastando vi rendete conto che l'impasto è troppo morbido, non aggiungete farina, altrimenti andrete ad aggiungere troppa farina rispetto ai quantitativi che dovreste mettere. Piuttosto lavatevi le mani, così che riuscirete ad impastare meglio e non si appiccicherà più. Quando ottenete un composto tipo questo, siete a posto, non appiccica più le mani, è bello liscio e lo mettiamo a riposare. Usate pure la stessa teglia di prima, non c'è problema se è sporca. Adesso la facciamo lievitare per un'oretta circa o fino a quando avrà raddoppiato di volume. Nel frattempo prepariamo la tzatziki. Per la tzatziki ci servono dei cetrioli, lo yogurt come dicevo prima e l'aneto. Tagliamo le due estremità del cetriolo e lo grattugiamo in una ciotola con una grattugia. Attenti alle dita. Il cetriolo, essendo uno di quegli alimenti che hanno molta acqua, va scolato, per cui prendiamo un colino e lo scoliamo. Se avete tempo lo lasciate riposare per mezz'oretta, così che perde veramente tutta l'acqua. Adesso prendiamo l'aneto e lo tagliamo. Lo mettiamo qua da parte e siamo pronti per fare la nostra salsa. Teoricamente nella tzatziki ci vorrebbe anche dell'aglio. Potete aggiungerci, se volete, 1, 2, 3 spicchi d'aglio schiacciati. Siccome a me è un po' difficile, non riesco a digerirlo tanto bene, preferisco toglierlo. Però è vero che la vera tzatziki ce l'ha, quindi se a voi piace mettetecelo pure. Ok, in questa ciotola metteremo lo yogurt. Lo yogurt greco è molto più cremoso e molto meno acido rispetto agli yogurt normali naturali. Prendiamo il cetriolo, il mio in questo caso era già stato fatto scolare, l'aneto, una bella presa di sale e mescoliamo il tutto. La nostra tzatziki è pronta. Vado a prendere la pita che sarà sicuramente lievitata. Voilà. Dobbiamo sgonfiare l'impasto mettendolo sulla spianatoia. Adesso bisogna fare due step. Il primo è quello di formare dei bocconcini di questa grandezza circa e formare delle palline. Forse mi sono dimenticata di dirvi prima che io sto facendo delle mini pite, per cui sto facendo delle palline più piccole. Volendo possiamo fare anche delle pite molto più grandi, quelle per dire del kebab o di quelle che troviamo effettivamente farcite in Grecia. Passati 5 minuti, prendiamo un po' di farina e spolveriamo la base. Mi raccomando, non esagerate nella farina, altrimenti aggiungerete troppa farina al vostro impasto. Prendete un mattarello e cominciate a stenderle. Dovete fare dei dischetti non troppo sottili. Passati 5 minuti mettiamo le nostre mini pite nel forno. Io lo chiamo il lancio della piadina perché dovete aprire e lanciarle il più veloce possibile e poche alla volta, così che non perdete la temperatura del vostro forno. Ricordatevi, deve esserci un forno caldissimo per poterle fare. Se voi tenete aperto il forno, tirate fuori la teglia e le mettete tutte, rischiate di perdere la temperatura e le pite non gonfieranno. Adesso possiamo togliere le nostre pite dal forno. Devono essere belle gonfie. E da qua possiamo prenderle e tagliarle incidendole per usufruire della sacca che hanno creato. Adesso prepariamo il secondo ripieno. Il primo era la salsa tzatziki e il secondo è zucchina cruda con gorgonzola. Per cui prendiamo una zucchina, tagliamo le due estremità e tagliamo o a rondelle
Se invece preferite dei bastoncini, potete prendere comunque le rondelle e tagliarle poi a sezioni. Fatto questo, siamo pronti per farci la nostra pita. Prendiamo quindi una pita del gorgonzola, qualche bastoncino di zucchina, la zucchina cruda ha questa particolarità che è croccante e quindi darà con il morbido della pita e del croccante della zucchina una buona consistenza. Per i veri golosi come me, doppia razione di gorgonzola. Io adesso ne ho preparata una, però la cosa che preferisco delle pite è proprio il fatto che ognuno possa riempirsi la sua. Quindi riempio dei ciotolini, uno con le zucchine, uno con la salsa, quindi con la salsa tzatziki che ormai ha riposato, e l'ultimo con il gorgonzola. Le pite potete anche riempirle con delle altre cose che piacciono a voi, anche delle polpette, magari d'agnello come fanno in Grecia e in Turchia. Voilà! E siamo pronti a impiattare. Mettiamo la tzatziki, le zucchine e lo zola. E tutte le nostre piadine, e no, tutte le nostre pite, continuo a chiamarle piadine. Non mi resta che augurarvi un buon appetito e ci vediamo la settimana prossima! Iniziamo con l'impasto per la pita, mettendo farina, lievito, zucchero, olio, acqua e sale e impastiamo fino ad ottenere una massa omogenea. Lasciamo riposare per un'ora circa. Nel frattempo prepariamo lo tzatziki con yogurt greco, aneto e cetriolo. Dopo che l'impasto è lievitato, lo dividiamo in 8 parti, possibilmente tutte uguali. Le spianiamo con un mattarello e le cuociamo in forno al massimo della temperatura, fino a quando risulteranno gonfie. Prepariamo la farcia con zucchine tagliate a rondelle o a fiammifero, gorgonzola e lo tzatziki. Impiattiamo e serviamo. Buon appetito, ci vediamo in cucina con me!